Benvenuti alla nuova puntata di Calcio Femminile. Ospite della puntata abbiamo un ex giocatore e allenatore, Peter Livon. Un calcio che è sempre parte della tua vita, ma soprattutto Ascoli, visto che hai giocato anche negli Abolici. Sì, buonasera a tutti. Sì, beh, certo, il calcio ha sempre fatto parte della mia vita da quando ho 6 anni praticamente e spero ne faccia parte ancora per molti altri. E ospite insieme a, cioè la conduttrice Chiara Poli, che è 2 volte campionessa italiana di Beast Soccer con la Samb, e si è confermata quest'anno, dopo un anno di pandemia, il Beast Soccer è tornato e a San Benedetto e ha vinto il secondo campionato di fila di campionessa italiana. Diciamo, ci siamo confermate, è stata dura perché c'erano squadre molto organizzate, però nonostante tutto penso che la nostra formazione quest'anno c'era più organizzazione dietro rispetto al primo anno in cui siamo state, diciamo, eravamo la prima avventura, quest'anno eravamo più preparate, non ce l'aspettavamo perché siamo sempre molto umili, quindi crediamo sempre che gli avversari siano più forti, invece poi entrando in campo ci siamo resi che possiamo farcela. È stato bellissimo, però. Invece Peter, come vedi il calcio femminile? Secondo te, e che cosa può migliorare questo calcio? Allora, il calcio femminile l'ho seguito poco, sinceramente, un po' coi mondiali e ogni tanto ho visto un paio di partite su Sky. Il beach soccer, nonostante io l'abbia seguito molto, anche perché ti dicevo l'ho fatto anch'io, ho fatto parte anche della nazionale. No, non l'ho mai visto delle ragazze, mi sarebbe piaciuto vederlo. Sinceramente, per migliorare bisogna continuare a giocare, bisogna continuare ad avere sempre gente nuova e da quello che ho capito, il movimento è sempre più grande. Ci sono sempre più ragazze che iniziano a praticare questo sport, per fortuna, perché più gente c'è, più movimento c'è, più allenatori ci sono e più si migliora sicuramente. Secondo te, in base alla tua visione da allenatore, ti pare più difficile o più semplice allenare una donna in questo caso? Oddio, non penso che ci sia cioè, differenza perché comunque a livello tecnico e tattico cioè, il calcio diciamo, è sempre uguale. Penso, e questo è un mio pensiero, ma non, aspetta, non ho mai provato ad allenare le donne così, che magari a livello fisico ci sia un po' di differenza, ma ripeto, non penso che ci sia un più facile o un più difficile, penso sia uguale. Chiara, è una domanda in questo caso? Allora, io direi che la differenza atletica è abbastanza evidente, anche studiata scientificamente, perché dopo i 14 anni dividono appunto i ragazzi dalle ragazze, perché effettivamente si comincia a vedere sempre di più. E poi si vede anche a livello di velocità in campo, no? Quindi di ritmo, eccetera. Tanto che anche tu dicevi che spesso ci sono state delle proposte di diminuire lo spazio, no? Per le ragazze, oppure abbassare le porte, però io penso che ci sia stato un miglioramento a livello globale, no? Del calcio femminile, quindi a livello tecnico sicuramente. Penso che a livello atletico non arriveremo mai, proprio perché è fisicamente diverso a livello degli uomini, però penso che sia migliorato, quindi magari prima le partite erano un po' più noiose quando ero più piccola, invece adesso sono più belle da vedere. Soprattutto devo dire nel calcio a 5 e anche nel beach soccer rispetto al calcio a 11, che ovviamente essendo più lunga la partita, essendo più lento poi il gioco, a volte diventa un po' noioso. Passare dal campo di gioco ad allenare, che differenza ci sta? E soprattutto nel tempo, che come è cambiata questa visione? Per Peter. Ma la differenza è che devi entrare nella testa di 20-25 persone, che sono quelle che alleni o gli unici che vanno in campo. Quella è la cosa differente. Il vantaggio può essere che, avendo già giocato certe dinamiche, soprattutto diciamo psicologiche, magari le puoi capire un po' prima, perché sono successe anche a te. Però, cioè, la differenza più grande è che devi pensare
per tante altre persone e devi capire come pensano tante altre persone e devi essere bravo a dire la stessa cosa in tante maniere differenti, perché ognuno recepisce il messaggio, diciamo, a modo suo. E quella, secondo me, è la cosa più difficile nella gestione di un gruppo. E come allenatore, se ti trovavi di fronte a un Libon, come lo avresti considerato o comunque rapportato con questo Livon? Livon era facile da allenare. No, non sono mai stata una persona che ha creato problemi o cose del genere. Anzi, ho sempre messo prima davanti il gruppo e quindi, ripeto, magari era da allenare un po' di più tecnicamente, perché non ero un mostro, però a livello psicologico e mentale non c'erano problemi ad allenare lì. Chiara, il fatto è che ci sta sempre discussione col fatto che in campo fino a una certa età i ragazzi giocano con le ragazze, da lì poi ci sta la separazione, perché probabilmente il fatto che le donne crescono, gli uomini crescono, però fino a una certa età si gioca in contemporanea con campi comunque perfettamente uguali. Sì, assolutamente. Anzi, il settore giovanile, quindi da quando sei piccolini, i primi calci, poi cucini, sorgenti fino ai giovanissimi, si gioca insieme. Adesso con le nuove, diciamo, regolamentazioni della FGC hanno ridotto un po' gli spazi, quindi si giocano a 5, poi si va a 7, poi a 9, quindi non è come quando eravamo piccoli, no? Che già a 10 anni si giocava sul campo a 11. Però sì, la differenza secondo me, come ho detto prima, è atletica e fisica, quindi una donna farebbe fatica su un campo 11. Sul campo di calcio a 5, se sei molto bravo a livello tecnico, lo so molto di meno, quindi riesce a giocare anche con i ragazzi, magari, ecco, non in partite di campionato ovviamente, però in partite amichevoli, comunque in allenamento. Abbiamo visto Peter che si è impegnato, si sta trasferendo ad Ascoli, sta tornando ad Ascoli, l'abbiamo preso quando lui si stava trasferendo, finalmente sta tornando per una settimana in vacanza ad Ascoli e infatti si sta sistemando. E a questo punto ti ricordiamo cosa ci racconti e che cosa ti è rimasto nel cuore di quell'anno, quel periodo bellissimo del tuo passato ad Ascoli. Ma guarda, a parte i risultati ovviamente, che poi io sono l'unico che fa parte della sfortunata trasferta di Perugia e faccio parte, anche se dopo sono andato via prima della fine, dei Diabolici. La cosa comunque, ripeto, a parte sportivamente parlando, ma è proprio la gente, l'amore che ci mette la gente per questa squadra, ma tutta la città, non è un fatto solo dei tifosi. Tu vai in giro per Ascoli e io dico sempre, ti fanno sentire un calciatore vero, perché all'epoca eravamo in C1, insomma, non era, però sembrava di giocare in Serie A. E quella e l'amore e l'affetto che comunque mi dimostrano anche adesso nella dimostrazione. Sono passati 20 anni, la gente ancora comunque mi ricorda e è ovvio che ti fa piacere questa cosa. Parliamo del nuovo Livon. Allora, stai allenando, ci racconti un pochettino allora questo mondo e soprattutto dove stai allenando? Allora, io fino all'anno scorso allenavo i grandi, quindi ho allenato in prima categoria e in promozione. Quest'anno invece mi hanno proposto una nuova avventura di fare juniores di una squadra di eccellenza e la cosa ti dirò che mi piace molto, perché provare a preparare i ragazzi per diventare uomini e quindi andare in prima squadra è una cosa che mi piace parecchio. Quanto è importante insegnare la tecnica più che la tattica ai ragazzi? Perché ultimamente si insegna più il posizione di campo, gestire tante cose, ma poi
se non si sa stoppare un pallone, alla fine il risultato non è che dà grandi risultati. Ah, ti dirò di più, che oltre all'aspetto tecnico, che praticamente è sempre peggio, ma anche a livello tattico, anche a livello difensivo, cioè ci sono dimenticate tante cose. Io vedo in Serie A gente che non sa battere una rimessa laterale, è una cosa grave. Adesso si pensa solo a correre, vincere, correre. Ma ripeto, lo stop, la rimessa laterale, la marcatura sui calci d'angolo, che sembrano sciocchezze, ma non lo sono, quello si sta dimenticando. E invece bisognerebbe ripartire, secondo me, proprio da lì. Probabilmente perché il fatto che avere un giocatore che sappia fare un giro, un tiro al giro di questi tempi, o sappia stoppare o palleggiare leggermente, diventa un fenomeno. Perché ma vedi qual è il problema? Il tiro al giro è l'ultima cosa che uno deve saper fare. Deve sapere stoppare la palla, deve saperla darla di prima, fare un 1-2. Il tiro al giro è l'ultima cosa. Invece adesso si parte dal tiro a giro, o uno che sa fare la rabona, ma non sa fare un passaggio decente al suo compagno. Ecco, quella è la cosa grave. Sono assolutamente d'accordo, perché sono vecchia scuola, quindi quando vedo compagni di squadra che non sanno fare un passaggio di piatto a pochi metri o uno stop senza perdere il pallone, penso che poi sia difficile giocare. E vedo allenatori che gli dicono di guardare i video di i giocolieri su Instagram invece che di imparare le basi del calcio, quindi purtroppo secondo me così non si migliorerà mai. E quest'anno ho avuto un'esperienza di questo genere in cui purtroppo avevo molte compagne che in cui mancavano i fondamentali, per cui era difficile anche superare la metà campo, e non si può insegnare mentre si gioca, tanto si insegna ogni giorno e ci si allena ogni giorno, secondo me. E ovviamente bisogna avere anche il talento di base, però si impara ogni giorno. Quindi spero che, insomma, che chi possa ascoltare questa intervista recepisca e capisca che forse bisogna tornare un po' al vecchio stile. E a questo punto possiamo dire che il primo agosto si svolgerà il torneo di calcio a 5. E ci sarà ospite Livon? Non sapevo che ci fosse. Volentieri, si vede dove? Sì, a San Benedetto. Sì, abbiamo pensato organizzare questo evento. Io sono al mare a Porto d'Ascoli, quindi sono anche vicino, posso venire volentieri. Come tifoso ti hanno detto di fronte, che ti hanno guardato e ti hanno detto: ma sai... Poi in realtà non hai capito la domanda, quella risposta non ha avuto più nemmeno senso logico. No, diciamo che non è una domanda assurda, però diciamo che la frase che ti dicono spesso è che: oh, mi raccomando, domenica bisogna vincere, che te lo dicono come se tu invece andassi per perdere, è ovvio che vado per vincere, però è una domanda che ti fanno e faranno sempre, perché comunque l'accetti e rispondi dicendo sì, ma ci mancherebbe. Quella sì, la fanno sempre e sempre la faranno, secondo me. Allora, noi ti ringraziamo intanto, ti diciamo buona avventura e ci vediamo il primo agosto allora per il trofeo. E allora, visto che il mio numero, però mandami l'indirizzo e tutto, perché sennò... buon divertimento con i ragazzi, perché sicuramente hai tanto da insegnargli e loro avranno tanto da imparare. Perché un giorno, questo ti faccio notare, il professore, l'allenatore che è stato anche di Pietro Mennea, un giorno, Vittori, il professor Vittori, disse un giorno a un ragazzo, gli fece la domanda: ma tu perché fai sport? Perché fai calcio? E lui gli rispose: perché mi piace. Benissimo, allora gli rispose questo, gli disse: lo sai che hai detto una cosa importante, ma soprattutto pesante, perché adesso ti dovrai impegnare a imparare.
però ha guardato anche l'allenatore dicendogli sì, ma ho capito, il ragazzo vorrà imparare, ma tu gli dovrai dare la gioia di continuare a imparare, migliorare. Quindi se lui perderà questa gioia di giocare, tu hai sbagliato tutto. Giustissimo, e ti do di più, che la fortuna dell'allenatore è avere dei giocatori che abbiano voglia di imparare. La fortuna dei giocatori è avere un mister che abbia voglia di insegnare. E non sempre queste due cose si avverano. Perfetto. Allora, noi ti salutiamo, ti auguriamo buona serata. E alla prossima, allora, a domenica. Ok, volentieri. Tanto vi ringrazio e vi saluto. Allora, Chiara, noi proseguiamo parlando del torneo che si svolge, allora abbiamo detto il 1 agosto, e quindi parliamo del 1 agosto. Che ci racconti? Chiara, l'audio. Eccomi qua. Allora, questa è un giornata che abbiamo voluto organizzare perché c'erano tante ragazze che dopo la pandemia si erano fermate, quindi non avevano avuto la possibilità di giocare a calcetto, a calcio, quello che sia, perché i campionati regionali non erano ripartiti. Quindi la nostra idea era quella di poter far ripartire qualcosa, magari di coinvolgere anche il CSI per un futuro e far ripartire un campionato provinciale addirittura. Quindi l'obiettivo è anche un po' più grande. E lo stiamo facendo insieme alla Sassa Motorsport, che è un'azienda di Ascoli, che è nata dalla Sassa Motorsport, che vuole organizzare eventi e ha una particolare attenzione per le donne. Quindi questo sarà un evento magari dedicato alle donne, ce ne saranno tanti altri dedicati magari a categorie che diciamo non solo donne, magari anche persone con disabilità, insomma altre cose che poi avremo modo di parlarne, comunque eventi sportivi. Questo è il primo e noi ci vediamo, abbiamo raggiunto 8 squadre, quindi diciamo un buon inizio. Sicuramente la data del 1 agosto non è stata proprio azzeccatissima, perché Ascoli c'è la Quintana, quindi ci sono tante persone che sono impegnate in questa grande manifestazione, però vediamo, partiamo con questo, poi magari l'anno prossimo vediamo che accadrà, magari lo facciamo in un'altra data, però secondo me già abbiamo raggiunto un buon risultato e soprattutto sono già tutti contenti, questo è un buon inizio. Poi ci sarai tu, quindi. Ripetiamo, perché la gente a volte ha la mente corta, si dimentica. Due volte camionista italiana e il Bisto Soccer. No, perché la gente a volte, capito, sai, si premiano personaggi in cui ha suonato un piccolo festival e poi chi è camionista italiana non si premia perché ha giocato a San Benedetto. Secondo piano. Calcio femminile. E diciamo sempre, purtroppo le donne non vengono considerate, magari devono fare grandi cose, invece gli uomini bastano piccole cose e vengono già è una cosa premiati, molto però essendo donne siamo abituati a soffrire, quindi ce la mettiamo tutta. Altra cosa insomma, che volevo dire è che ovviamente questo è il primo di tanti, quindi magari per le ragazze che sono interessate a giocare hanno la possibilità anche di venire lì a vedere, di conoscere, ci sono tante squadre che magari non si conoscono ma ci sono nelle macchie, quindi non abbattetevi, perché chi ha la passione ha la possibilità di giocare. Sì. Ma stavate bevendo, cioè state mangiando e state bevendo alle mie, certo, spalle al vino Veritas. Ah sì, va bene, tu spalle. A te proprio, no? Spalle. Alle mie spalle sarebbe meglio, perché il telefonino stava girato, quindi stava alle mie spalle. Bravo. Cioè, veramente. Allora, parliamo, dai, raccontatemi. State mangiando, ma calcio femminile. È stata loro, quindi chi parte?
Chi parte? Vabbè, dico praticamente la parte nostra, quella diciamo aziendale, che essendo un'attività, un'azienda è nata con altri obiettivi, proprio cambiati durante questa pandemia, e adesso stiamo pensando di organizzare una serie di eventi, ma non eventi fini a se stessi, ma eventi che hanno un aspetto sociale, diciamo, che ha più una visione a lungo termine, che comunque non è fine a se stesso lo sport. Cioè, facciamo un torneo di calcio, ok, finisce il torneo di calcio, finisce tutto. No, c'è un qualcosa che va oltre, e questo vogliamo fare con ovviamente con un team che è un team abbastanza creativo. Devo dire che nato quasi per caso, però ci siamo tutti trovati e ognuno ha trovato il suo spazio, il suo ruolo, e ognuno fa le cose che sa fare nel modo giusto. Abbiamo sentito... Sono molto contento di questo. Non a caso sono due donne con cui lavoro, quindi... Possiamo dire Beato tra le donne? Adesso parla l'altra donna. Beato tra le donne. Per adesso sono solo due, ma puntiamo ad ampliare. Quindi per poter partecipare mi dovrò mettere una gonna. No, la componente maschile è già chiusa. Cioè, non ce ne sono più, faccio il mio proprio posto. Scherzo, ovviamente. Sei il benvenuto, anche perché, ripeto, mi piace proprio l'approccio che hai a tutti i tipi di sport, soprattutto i minori. Molta attenzione a questi eventi che magari il grande pubblico dimentica o tralascia. Quindi mi piace. Soprattutto mi piace la sigla del telegiornale che fai. Ah beh, qualcosa di buono c'è nel programma. Ma mi hai detto... Parlavamo di calcio a 5, ma in realtà lei mi ha detto anche la disabilità, e tenendo presente che ci sono tante federazioni, parliamo della FISPIC, dei ciechi, calcio a 5, i poveri, ci sta la FISPES, che abbiamo rivistato ultimamente il presidente nazionale, ma tra cui nelle Marche ci sono tre atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi, tra cui la Legnante, il nostro punto di forza del Piceno. Quindi ci sarà un buon punto per organizzare qualcosa con queste associazioni. Sì, sì, no, in futuro noi siamo, cioè, ripeto, questo è un primo evento, quasi una prova generale, una sorta di prova generale che stiamo cercando di, che stiamo portando avanti con entusiasmo, anche con fatica. E, l'evento che stiamo pensando è solo un'idea, te la butto lì, poi con i disabili, è quella di fare un rally per disabili, cioè come noi veniamo dal mondo del motorsport, come Sassarol Bar, volevamo fare un percorso dedicato, chiuso ovviamente, con delle auto da rally vere, dove al lato del passeggero, invece che il navigatore, mettere dei ragazzi disabili per fargli provare l'esperienza proprio del rally, con questi drift, con questi passaggi stretti, che dice. Cioè, un'idea che ci è venuta, che stiamo portando avanti, di cui quando comincia a prendere forma... Tu sarai media partner. Te lo faremo sapere. Allora, ho trovato una chicchinata prima. Non ho rispondere troppo. No, soltanto chi vedrà il video lo potrà sapere. Quindi passiamo all'altra donna. Sì, sì. È l'anima portante, quella che organizza. Allora, parliamo dell'organizzazione dell'evento. Parliamo dell'organizzazione dell'evento a questo punto. Sì, allora, l'evento è nato a seguito di tanti mesi di stop a causa proprio del Covid, dove comunque i campionati a livello regionale di calcio a 5, di calcio a 11 comunque hanno subito uno stop forzato. E l'idea è nata anche dal fatto di portare un po' il calcio a 5 femminile anche nel territorio
San Benedetto, dove comunque attualmente non ci sono squadre. Sappiamo che nelle vicinanze abbiamo il Grandone oppure qualcosina c'è stato anche ad Ascoli, però comunque il movimento calcistico femminile scatteggia un po' rispetto al nord delle Marche, dove comunque c'è una concentrazione maggiore del calcio femminile rispetto a qui. Speriamo insomma di creare un qualcosa di bello, di divertente e che possa far incontrare diverse realtà, diverse ragazze. Comunque va. Scopo principale è divertire e promuovere poi il nostro sponsor Sassa Motorsport. Ma in realtà, guarda, in realtà abbiamo detto che mentre in Italia tutto il calcio femminile sta crescendo con tante squadre, nel Piceno sta morendo. Sì, diciamo che non c'è tutta questa concentrazione di squadre. Abbiamo fatto, per il calcio femminile, per esempio, c'è l'Ascoli, che però attualmente non ha una prima squadra, sono delle giovani. E noi abbiamo anche che però stop a causa del Covid, e quindi non ha potuto competere il campionato regionale. Bene, bene. Allora io ti saluto, vi saluto a tutte e tre. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Calcio Femminile, perché chiaramente noi siamo al fianco al calcio femminile. Aspetta, correggo. Noi siamo accanto al calcio, punto, che può essere maschile e femminile, perché il calcio è divertimento, passione, integrazione, bello. Di conseguenza ci rivediamo alla prossima puntata. Vabbè, grazie mille Pietro e buon proseguimento di serata. Un saluto anche dal mio team che ti saluta. E poi anche gli altri. Ah sì, sì. Ciao, oh, grazie. Ciao Pietro, grazie. Allora, abbiamo...